È il match di ritorno tra Pescara e Pineto, sfida tra due società amiche. In panchina non c'è Zeman, causa febbre, 5 defezioni, emergenza in attacco, fuori a Cornero, Vergani, Cangiano per la squalifica, Franchini e il neo biancazzurro Sassanelli. Le novità: da Gasso nel ruolo di play non sta bene, squizzato, davanti debutta Andrea Capone, scuola Milan nel tridente completato da Merola e Cuppone. Pineto senza Amadio Evangelisti, entrambi infortunati, in difesa a Maolo opta per l'ex Marafini. In attacco nel 3-5-2 di partenza Volpicelli e Gambale, preferito quest'ultimo a Shakir. Nel primo tempo succede poco o nulla, anzi diciamo la verità, nulla, perché il Pineto si difende molto bene, è aggressivo, il Pescara gioca sotto ritmo, non riesce a trovare le linee di gioco, soprattutto c'è questa conclusione con il destro di Tuliov, il pallone viene bloccato facilmente a terra dal portiere Alessandro Tonti, il portiere del Pineto, e poi c'è un brivido in area di rigore biancazzurra, non ci arriva Sannipoli sul sinistro, sul traversone di Borsoi, blocca Plizzari, 33esimo minuto, si complica la vita De Santis su questo lancio apparentemente innocuo di Pasquale, deviazione, palla che sfila di un niente al lato, alla destra della porta, difesa da Tonti e poi da Gasso da fuori. Siamo nel secondo tempo, comincia con un buon ritmo il Pescara, la conclusione non irresistibile di Merola e poi cicca il pallone da due passi, Meazzi che è entrato in campo al posto di Capone, c'è anche De Marco che ha preso invece il posto di Aloi, qui la verticalizzazione forse leggermente lunga per Merola che si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere Totti, ci prova dalla distanza, calcio franco Tuniov, la sfera si alza di poco sopra la traversa della porta difesa da Tonti e poi scivola sul piede d'appoggio Sannipoli, brivido in area di rigore biancazzurra, 79esimo, anzi 80esimo, ripalo favorevole a Cuppone, c'è De Marco, un gol bellissimo, destro meraviglioso di Antonino De Marco, il terzo sigillo in maglia biancazzurra per il 2004, lo scorso anno in D nella Vibonese, 1-0 Pescara, 80esimo minuto, aveva segnato una doppietta lo scorso 19 settembre a Carrara, campo neutro contro il Sestri Levante, 83esimo, qui si complica ancora la vita, De Santis prova con un lob, con un pallonetto Meazzi, fuori misura, Meazzi che è entrato molto bene in campo all'inizio del secondo tempo e poi il destro di Cuppone bloccato centralmente dal portiere Tonti, si aprono spazi invitanti per il Pescara e in contropiede il 2-0 di Merola dopo la conclusione di Cuppone che è stata deviata dal portiere Tonti, il tapin di Merola, 7° gol in questa stagione, in questo campionato per il classe 2000, il 10 biancazzurro, 89esimo, chiude qui i conti il Pescara, Pescara 2 Pineto 0, un Pineto che dunque si arrende nel finale, il Pescara vince 2-0, terza vittoria consecutiva, la seconda di fila senza subire gol, Pescara 2 Pineto 0.